Un bruttissimo gesto che poteva costare diverse vite, quello avvenuto nelle scorse ore contro i mezzi di soccorso a Torino. Durante la notte qualcuno ha forato le gomme di 17 ambulanze ferme, rischiando di bloccare totalmente l'attività del 118. Il vile gesto è stato scoperto ieri, venerdì 23 dicembre, dagli addetti e volontari della Croce Verde di Torino. Un gesto che non sappiamo spiegarci, non abbiamo mai ricevuto minacce dirette, che si tratti di qualcuno che per qualche motivo prova del rancore nei nostri confronti, un gesto contro il sistema sanitario. Impossibile trovare una spiegazione a un'azione così vergognosa, che oltre all'ingente danno economico avrebbe potuto bloccare il servizio del 112 e dei trasferimenti per gli ospedali cittadini, ha dichiarato Salvatore Bucca, direttore dei servizi della Croce Verde.